Ciao a tutti strafatti d'arte, benvenuti o bentornati sul nostro canale, lui è Danny, lei è Maria Elena e insieme ad Agatha siamo gli artefatti! Stefania. L'avete già conosciuta in un video di cui vi lasciamo il link giù nell'info box. Quando conoscemmo Stefania apprezziamo molto il suo impegno e la sua tenacia nel voler realizzare questo progetto, questa battaglia se così la possiamo chiamare, e quindi decidemmo di aiutarla, dando così la possibilità a lei e al suo gruppo di avere uno spazio in cui potersi esprimere. Stefania, adesso a te la parola, raccontaci meglio di cosa stiamo parlando. Allora, intanto grazie agli artefatti, grazie a Danny, a Maria Elena, ad Agatha per questo spazio. È molto importante, io cercavo uno spazio video, uno spazio su YouTube che arriva davvero al cuore della gente, ormai forse uno dei mezzi più utilizzati, per far vedere quanto sia importante l'arte anche a scopo, fra virgolette, terapeutico. In questo caso parliamo di teatro. Sono Stefania Polidori, faccio teatro da tantissimi anni. Ad un certo punto ero arrivata a volerlo fare con delle persone che vivessero o che avessero una patologia. Il destino ha voluto che il mio desiderio incontrasse quello della psicoterapeuta Caterina Rondelli. Lei era la psicoterapeuta della chirurgia bariatrica dell'ospedale Morgagni per Antoni di Forlì. Prende in carico obesi che dopo un percorso psicoterapeutico vogliono intraprendere o riescono ad intraprendere l'intervento di calo ponderale. Questo reparto è diretto dal dottor Alberto Zaccaroni, che ringrazio per la fiducia che mi dimostra continuamente. Ringrazio anche Dario Bettini, che non è qui tra noi, che è l'aiuto del primario, un altro chirurgo, che però suona anche il sax e quindi è anche in scena. E dico in scena perché da questo progetto è nato uno spettacolo che si chiama Ciccioni. Ovviamente provocatoriamente l'abbiamo titolato Ciccioni. Siamo partiti con un laboratorio teatrale, psicologico, sempre affiancati dalle psicoterapeute, non solo da Caterina ma anche da Antonella Liverani, oggi da Maria Grazia La Pietra, un'altra psicoterapeuta. E questo percorso è stato piuttosto lungo e ha portato obesi e anche ex obesi a parlare di loro stessi. Loro si sono confidati con noi, si sono aperti, hanno raccontato le loro storie, molto spesso storie anche complicate, di violenza, con situazioni molto difficili alla base. E da queste storie vere, dalle loro storie, è nato lo spettacolo Ciccioni. Siamo andati in scena per la prima volta il 20 maggio 2017 al Teatro Diego Fabri di Forlì. Il tema dell'obesità è un tema molto sentito, tant'è che insieme all'amministrazione comunale abbiamo deciso di fare un percorso anche all'interno delle scuole e abbiamo visto quanto questo spettacolo colpisca anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, tant'è che una ragazzina, un adolescente, ora fa parte del cast perché ha alzato la mano e ha detto che anche lei è da sempre bullizzata dai suoi compagni proprio per il suo aspetto fisico. Infatti dietro all'obeso ci sono storie di emarginazione, ci sono storie di bullismo, di esclusione sociale, di essere guardati come il diverso, e proprio a questo noi volevamo dare voce, anche perché sono forme di violenza sottese che però fanno molto male. Ciccioni, abbiamo sentito l'esigenza anche di parlare ai più piccoli, perché anche loro devono capire fin da subito che è importante avere un regime, tenere un regime alimentare sano, ma soprattutto è importante anche non prendere in giro il compagno cicciottello, e abbiamo scritto, rivoluzionando completamente la storia classica, la fiaba classica di Cappuccetto Rosso, abbiamo scritto Cappuccetto Grosso, naturalmente. Il periodo del Covid abbiamo dovuto naturalmente sospendere le nostre prove settimanali di teatro, che ci tengo a dirlo, facciamo presso il CNOSFAP, l'Istituto Salesiano di
Forlì, perché il direttore Sergio Barberio ci dà la possibilità e ci ospita gratuitamente presso il suo centro. Questo ha provocato nei nostri amici obesi ed ex obesi un grande sconforto, naturalmente. Ritrovarsi in casa, chiusi in casa, in quarantena, è stato molto complicato per tutti, tanto più per loro. Questo ritrovarsi in casa nel periodo Covid è stato molto, molto difficile. Allora, insieme agli Artifatti, abbiamo pensato, grazie all'amicizia che ci lega, abbiamo pensato di fare qualche cosa che non fosse teatro, che implica per sua natura fisicità, implica vicinanza, ma abbiamo pensato a qualcosa che non fosse teatro ma fosse la scrittura, che per loro, per gli obesi che hanno sempre bisogno di esprimersi, è molto importante, perché riportava in qualche modo a confidarsi. Non abbiamo dato loro la prescrizione di creare una storia sulla loro storia, cioè sull'obesità. Naturalmente in queste storie c'è molto di loro, indubbiamente, nonostante non ci fosse questa direttiva. E quindi sono da queste storie che ci sono sembrate davvero molto belle, alcune molto profonde, molto intime, abbiamo pensato di veicolarle, e veicolarle attraverso quello che si può chiamare un audio racconto, per cui sono nati dei libri letti, e quindi dei libri da ascoltare, e che sono stati illustrati da degli illustratori, e poi c'è invece un racconto che è illustrato da un grafico, da un web designer, e uno da un fotografo. Insomma, ricordo i nomi degli illustratori: Monica Rabà, Stefano Ricci e Alice Golfara, e ricordo il fotografo Stefano Nardi e il web designer Michele Tassiello, e li ringrazio già fin d'ora. E questo ci ha permesso di arrivare all'obiettivo finale che avevamo, che era quello di far capire alle persone che esiste una strada, alle persone che vivono questo problema, che sono chiuse in casa magari, che o che pensano di dover rimanere così per sempre, che esiste una strada, esiste un percorso che si può fare attraverso l'arte. L'arte molto spesso porta alla guarigione, attraverso l'arte magari non si guarisce totalmente, ma sicuramente ci si cura. In questo caso il teatro è stato una forma di terapia, come lo è stato per loro fare questo video, soprattutto se pensiamo in questo tempo appunto in cui viviamo una situazione di grande incertezza dovuta all'emergenza sanitaria. Intanto vi ringraziamo per aver visto questo video. E se volete continuare a supportarci in questo progetto e in altri progetti, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciare tanti like e, perché no, di commentare tutti i nostri video. Perché, come vi ricordiamo sempre, a voi cliccare iscriviti al canale non costa nulla, e invece per noi è importante per continuare a difendere l'arte e sostenere sia questo progetto e tutti i futuri. Perché la cosa importante che vi ricordiamo sempre è di continuare a creare e di mostrare tutto il bello che avete da raccontare. Fate arte, fatela sempre. Perché l'arte salva! E come diciamo sempre, tante belle cose! Ciao!